La sanità è da sempre un nodo centrale per chi amministra un territorio. Figuriamoci in epoca Covid. La pandemia ha infatti messo a nudo pregi e difetti dell'intero sistema sanitario, acuendo talvolta anche le polemiche, come quelle a cui ha voluto replicare il sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci. Dal laboratorio analisi agli ambulatori di cardiologia e ortopedia fino alla chirurgia ambulatoriale. Sono tanti gli aspetti su cui il primo cittadino ha sentito il bisogno di fare chiarezza. È stata evidenziata sui social, sui giornali, una serie di carenze qui nel nostro ospedale di comunità, come se fossero nate ieri. In realtà sono problematiche a noi già ben note, perché alcune sono iniziate già diverso tempo fa e si sono acuite durante la pandemia. Noi abbiamo fatto una serie di incontri, grazie anche ai consiglieri regionali che ci hanno aiutato in questa opera diplomatica, diciamo così, abbiamo cercato di portare avanti tutta una serie di iniziative per colmare le lacune che si erano via via create. E mi pare che i risultati siano soddisfacenti, in quanto il laboratorio analisi è ripreso a funzionare dopo una breve interruzione a causa della maternità dell'unico tecnico, che peraltro non ha generato tutto questo cataclisma nella popolazione, perché in realtà i prelievi sono stati tutti effettuati qui nel nostro punto prelievi. Però io ribadisco, l'attività è ripartita da poco, tra breve diventerà di nuovo operativa a tutti gli effetti, così come gli ambulatori di cardiologia e ortopedia dopo qualche mese di interruzione stanno ripartendo, anzi la cardiologia è già ripartita con più sedute di quanto ne avessero prima, l'ortopedia ripartirà breve almeno una volta a settimana. E altre cose importanti a mio avviso che si stanno concretizzando sempre con l'appesantimento e la lentezza accentuati dalla pandemia, il fatto che adesso dal 1° di marzo a Fossombrone verrà trasferita tutta l'attività della chirurgia ambulatoriale di Urbino per almeno 8 mesi, che si va a sommare a quella che c'era già presente. Questa è una cosa provvisoria, però è una cosa che dà comunque risalto e importanza alla nostra struttura e che è permessa dal fatto che la nostra struttura è interamente privata, cosa che noi abbiamo portato avanti in questi anni cercando di difenderlo, diciamo così, dalle intromissioni private. Così come a breve, relativamente, dovrebbe diventare il centro unico provinciale per la tossicologia, citologia e acqua da dialisi. La citologia già l'abbiamo, la tossicologia in questo momento è appeso, l'acqua da dialisi a Urbania. Ci sono già atti propedeutici al trasferimento a Fossombrone, anche questi sono servizi che magari non risolvono il problema della sanità di Fossombrone, che sappiamo bene quali siano altri, no? Che la necessità di posti letto ospedalieri, di un punto di primo intervento, però sono servizi che comunque rafforzano e danno importanza e solidità alla struttura di Fossombrone. Tante dunque le novità che riguardano l'ospedale di comunità di Fossombrone, a sostegno del sindaco Bonci anche alcuni consiglieri regionali e lo stesso comitato locale. A volte si fa fatica a prendere lezioni da tutti quelli che hanno potuto per 25 anni gestire la sanità pubblica e sono riusciti a desertificarla totalmente. Questo è uno di quei casi. Fossombrone è un ospedale che merita dignità, che merita rispetto, è un ospedale che ha una valenza molto importante nel territorio perché serve più o meno 30-35 mila persone, necessita assolutamente di investimenti economici e di investimenti di personale, bisogna riportare qui servizi importanti. Da quando sono stata eletta in consiglio regionale ho avuto un rapporto costante con il sindaco di Fossombrone Gabriele Bonci, che in tutti questi anni si è veramente speso per il potenziamento dell'ospedale di Fossombrone, quindi sarà mia intenzione quella, appena finita la pandemia, di collaborare per la stesura del nuovo piano sociosanitario, soprattutto per portare in porto quello che è stata la nostra promessa in campagna elettorale, cioè il potenziamento delle strutture minori del territorio. Siamo riusciti con chi di dovere, in poche parole, a portare a compimento queste problematiche che c'erano nell'ospedale di Fossombrone. Chiaramente la pandemia ha inciso e sta incidendo in modo abbastanza pesante per quanto riguarda i servizi sanitari e quant'altro, questo noi lo sapevamo, però abbiamo cercato sempre di ottemperare alle situazioni e alle emergenze e con le donazioni e quant'altro siamo riusciti anche a ottemperarle su delle carenze che erano ormai strutturali.